E ti abbiamo sul palco un'altra startup, Cristina Castagnetti. Buonasera a tutti, io ho scelto di rappresentare il mio discorso con l'articolo 9 della nostra Costituzione, perché mi permette proprio di raccontare un po' quella che è la nostra storia. Allora, io sono Cristina e sono un prodotto della ricerca scientifica. E mi spiego meglio, come me, anche Leonora e Riccardo, due miei amici e colleghi, e noi abbiamo investito nella crescita delle nostre competenze e in realtà lo Stato, quindi anche tutti voi, avete investito in questo finanziando i nostri dottorati di ricerca e poi gli anni successivi di ricerca universitaria. Quindi abbiamo imparato molte cose, noi siamo ingegneri, ci occupiamo di digitalizzazione 3D nell'ambito della meccanica, dell'industria, delle costruzioni, ma in realtà abbiamo fin dall'inizio, il nostro primo amore sono stati i beni culturali e ad oggi continuiamo a perseverare, un po' a lottare in questo ambito per portare le tecnologie in chiave non solo di tutela, ed un altro aspetto che ho citato appunto nell'articolo 9 e con il quale ci siamo confrontati fin dall'inizio, ma anche in chiave di promozione della cultura. Noi infatti abbiamo capito che vi era un grande potenziale nelle tecnologie che utilizzavamo per progettare gli interventi di restauro e consolidamento, quindi diciamo che noi siamo stati formati per creare prodotti tecnici funzionali alla tutela, alla salvaguardia e alla conservazione. Però queste tecnologie, e mi riferisco alle immagini 3D, alle scansioni laser, alla realtà aumentata e alla stampa 3D, tutti gli ambiti in cui noi ci collochiamo, sono ottimi strumenti con grandissimo potenziale in termini di valorizzazione dei beni culturali e in termini di fruizione. Quindi ad esempio, se noi creiamo queste visite virtuali e le rendiamo disponibili, le mettiamo online, possiamo attrarre non solo i millennials, ma possiamo attrarre i visitatori. Allo stesso modo, digitalizzando e poi stampando in 3D i beni culturali, possiamo avvicinare i bambini e possiamo avvicinare con percorsi tattili i non vedenti e quindi possiamo creare anche una società più inclusiva. La domanda che ci ha spinto a fondare Jace, che è la nostra startup circa 2 anni e mezzo fa, è nata dal fatto che noi ci siamo sentiti privilegiati, abbiamo partecipato a progetti di ricerca sui beni culturali in Italia e all'estero, abbiamo potuto vedere da vicino delle bellezze enormi, le abbiamo descritte con tantissimi dati, con tante immagini, poi però queste rimanevano appannaggio di noi e degli archeologi, dei restauratori che le condividevano, ma non venivano messe a disposizione di tutti, la cultura è di tutti, quindi ci siamo chiesti, nell'era della condivisione, questo è lo spunto di riflessione che vi voglio portare, la cultura è davvero condivisa? Questa è un po' la nostra sfida, è l'obiettivo con cui noi ogni giorno cerchiamo di relazionarci con i dirigenti, i soprintendenti, tutti coloro che sono attori con potere decisionale nell'ambito dei beni culturali. E abbiamo riscontrato che forse ancora manca un po' il coraggio di cambiare in questo ambito, nel senso che tante volte ci siamo sentiti dire che le tecnologie diventano poi protagoniste e coprono il bene culturale. Invece le tecnologie vanno viste come un'opportunità di trasformare la cultura in un'industria, fare quello che vuole, che è auspicio della regione. La regione, le sue mission ha le industrie culturali. Può diventare, grazie alle tecnologie che ci sono disponibili, ne verranno anche di nuove, i beni culturali e la cultura possono diventare un'industria, essere un volano, come dice il nuovo sottosegretario con delega all'UNESCO, possono diventare un volano anche per il turismo. E quindi non dobbiamo avere paura che le visite virtuali rese disponibili online non impediscono poi l'arrivo dei visitatori perché hanno già visitato e non vengono. È un'attrattiva perché nulla di virtuale può sostituire la visita reale del bene. Quindi il messaggio che vogliamo portare come Jace, che chiediamo anche a voi, che potete agire come influencer, di portare anche per nostro conto, è quello di incentivare, di trascinare al cambiamento, di infondere coraggio nel cambiare appunto e nell'utilizzare le tecnologie come mezzo anche per creare opportunità nei beni culturali. Proprio perché la cultura in realtà è di tutti e di tutti noi e quindi è un grande peccato che per esempio alcune domus che noi abbiamo avuto l'opportunità
grande progetto Pompei di rilevare, non è stato possibile poi pubblicare queste visite virtuali, domus che sono chiuse per problemi di sicurezza. E quindi, nonostante siano ben conservate dal punto di vista artistico, ne è impedito l'accesso. È solo un piccolo esempio che mi permette, che spero che possa ricordarvi, come noi vi chiediamo, tutta la comunità chiede, di incentivare al cambiamento, al coraggio di innovare l'ambito dei beni culturali, trasformarlo in un'industria. Grazie Cristina. Ricordiamo che ha appena ricevuto anche il premio Zonta, sempre in questa sede.